Quando aprirai gli occhi, vedrai un'ombra allontanarsi. Quell'ombra sono io. Oh, grande! Il nano non riesce a saltare. No, forse. Stupido nano con le forbici. Ok, ci dobbiamo riposare. Sperando ci sia la possibilità di riposarsi. Sì, credo anch'io che sia una stanza segreta. Rieccomi ragazzi. Un secondo che ci siamo. E eccoci. Allora, fatemi vedere i volumi come sono. Ah, ok. Vai, tutorial. Ci siamo. Ma che bella la grafica. No? Oh, scomodo. Ok, si salta con i tasti dorsali. Ok. Lo scopriremo insieme, Cesare. È un platformer un po' particolare perché... Ok. No, siamo dei cacciatori di taglie. Asd! Anzi, Dribble! Grazie mille del follow, gentilissimo. Ah, però mi sa che dovevo prima mettere le munizioni. Ok. Molto carino. È molto curato nella sezione grafica, ragazzi. Ok. Ah, finito il tutorial. Siamo pronti. Oggetto guardiano 162342. Stato inattivo. Condizione scafo 9%. Stato del prigioniero sconosciuto. Esecuzione scansione di memoria. Quella sgazza, buongiorno, ben arrivato. Mietitore, cavolo, aveva ragione Sein, siamo un non morto. Un involucro multifunzione dei guardiani, una macchina ideale per la caccia su Pandora. Usa un fucile automatico e un'enorme falce a due mani per tagliare anche i nemici dietro al mietitore. Questo involucro ha molteplici abilità offensive e difensive che lo rendono efficace in ogni battaglia. No, ma sono tutti mezzi scheletrici. Combattimento a distanza, che utilizza un cannone elettromagnetico ad alta potenza ed una lancia con attacchi perforanti. Guerriero. Cafone questo. Sì, spada pesante a due mani. Non vedo neanche l'altro. Che cos'è? Schifo. Vai, spada pesante a due mani. Cioè, forse non è molto comoda la spada pesante a due mani con un tipo di gioco del genere, però... Oh! Ok. Conserva qui i tuoi oggetti, deposito oggetti. No, però il fucile a pompa. Diario di memoria perduto. Nessun amico online. Usa Bicca per curarti. Ok. Ho dei proiettili? Sì. Ops. Come? Ah.
Ok, l'attacco corpo a corpo è un po'... Au! Ah! Ti viene da saltare con A. Posso riconfigurare il... Perché... ok. Perfetto. Ok. Mi viene molto più naturale saltare con A, ragazzi. Cioè, però... Forse... Oh, cavolo! Da, forse era comodo come l'avevano messo loro. Ok. Forse è più comodo come l'avevano messo loro, ragazzi. Come non detto. Ops. Mi posso curare? Ah, ok, ho capito. Ma... E forse quasi si passa? No. No! Ah! E che continua a premere A per saltare. Cos'è questo? Ah, il nodo di memoria che abbiamo trovato prima. Ma a questo livello l'abbiamo visto tutto? Forse di qua non ci siamo andati? Aha! Wow, che cosa? Dannazione, questi... No, mi è proprio naturale saltare con A, ragazzi, non c'è niente da fare. No, no, cioè, quando ci sono le parti frenetiche, ci devo ragionare. Dico, perché non sto saltando, quindi niente. Oh! Ciondolo piuma. Essere a mezz'aria fornisce il bonus balzare. Ma li posso indossare? Ok. Usa di più gli attacchi corpo a corpo. Hai ragione. Dovrei. No! Ok, proviamo un personaggio forse con un'arma un pochino più... meno... Si può cambiare il personaggio? Da dove si cambia? Ciao Ringo! No, non c'è possibilità di cambiare personaggio? Guerriero. Rifaccia, butta a terra, ordina. Però non... Ah, ok.
Hai voluto spadone assettate? Vediamo un attimo se... Ma perché... Ah, perché praticamente te lo tiene fisso. Ho capito. Quindi praticamente sì, devi usare un altro slot, Cesare. Divoratore, imbuto. Rubare munizioni. Un colpo gratuito ogni 5 secondi. Andiamo sul divoratore. Proviamo il divoratore. Quindi praticamente puoi scambiare gli oggetti tra un personaggio e l'altro. Molto probabilmente. Wow, ma questo è un livello completo. Selva. La selva. Il colpo è un pochino lento. Beh, noi la domenica indie, Cesare, la facciamo per provare i giochi e vedere se c'è qualcosa che poi ci piace. Ah, cavolo. Ma sono procedurali? Sì. Però il gioco dovrebbe avere una fine. Cavolo. Superambulanza. Scusate ragazzi se non parlo, ma sta passando una superambulanza. Allora, la cote che fa? Danno massimo corpo a corpo aumentato. Ok, questo personaggio... È strano. Cioè... Ci piace? Oh oh, ho finito le munizioni. Cavolo. Ah, grazie. Grazie. Però... No, non me le fa usare. Ah, perché questi mi sa che sono solo mod delle armi. Ma è anche un Metroidvania? No, non dovrebbe essere un Metroidvania. Ok, qua c'è un nodo di memoria. Oh, cavolo. Ok. Ah, vi ho trovato un po' di munizioni, ragazzi. Dove... Ah, ma c'è la mappa. Ok. Sopra è aperto. Aha. Crea nuovi oggetti. Banco da lavoro. Rivestimento a raffica. Caricatore. C'è la possibilità del 30% che i colpi di arma a distanza non costino alcune. Bella questa. Posso farlo?
No, perché mi sa che mi servono degli oggetti. Non ne ho la più pallida idea, Barzo. E... ok. Oh cavolo. No! E... che cosa mi hanno fatto? Ma è questo bastardo! Era quel bastardo là sopra! Dammi la cura. Portare liberato non è vero, sei un bugiardo. Guardate! Ti odio. C'è rimasto qualcuno? Ah, giusto. Ah, sono vari livelli uno di seguito all'altro. Cavolo. No. Ah! Ok. Easy. Sto per morire. Ho 25 punti ferita, ragazzi. Ma che... oh, adesso ne ho 20. Dannazione. No, ma sono io che... no! Ho passato del laser preciso! Cavolo! Allora, o vi abituo... al salto dietro, perché così mi lascia i tasti davanti liberi. Perché effettivamente saltare... cioè non mi fa muovere il... però è veramente scomodo, ragazzi. È veramente scomodo. Questo non lo so. Il fatto dell'arma con un colpo solo non mi fa impazzire. Mira definitiva. Ogni colpo consecutivo riduce la dispersione del 10%. Gli attacchi corpo a corpo rigenerano il 2,5 di munizioni. Proviamo quello base. Vediamo un po' com'è. Oh, questa ci piace. È vero, Sein, è questione di abitudine. Questa ci piace di arma. Questa ci piace molto. Cos'è questo? Ah, crea nuovi oggetti. Nodo di memoria. E questo? Ok. E spari a raffica, ma fa veramente poco danno. Spariamo a raffica, ma facciamo poco danno. No, mi ha tolto di cure. C'erano delle cure qua.
sfondo? Sfondo cosa? Cavolo. Ah. Cavolo. Oh. Non so che cosa ci faccio con i frammenti oscuri. Gli attacchi da corpo a corpo le spingono via i nemici storditi. Non male. Le musiche sono molto belle, ragazzi. Ma il gioco di per sé è fatto molto bene. Cavolo. E la cosa difficile per adesso, quella che sto trovando veramente difficile, è abituarsi ai comandi, che non sono standard, ragazzi. Col fatto che il salto e l'arrampicata sta sui dorsali e serve tantissimo, sta insieme. Allora, il salto, doppio salto e arrampicata stanno sui dorsali, insieme alla schivata, al corpo a corpo e allo sparo. Quindi ci vuole un pochino di abitudine, secondo me. Com'è che si metteva la mappa? Ah, ok. Ci vuole, secondo me, un pochino di abitudine. Però sì, per il resto è veramente veramente curato. Aumenta la velocità dei proiettili del 10%. Oh cavolo. Wow, se sono veloci adesso. Ok. Ok. E è di qua la strada. Mi sa che sto sbagliando strada, vero ragazzi? Sì, devo riscendere giù. Devo riscendere praticamente di sotto. E andare qua sopra. Oh. Oh. Cavolo. E che cosa abbiamo... Ah, scusatemi, sbaglio i tasti. Aggiunge un proiettile extra. Praticamente gli oggetti ti danno i livelli al personaggio. Ok, la nostra arma sta diventando OP. Allora, qua c'è il livello successivo. Però finiamo di esplorare, ragazzi. Vorrei una curetta. Ok, ci sto prendendo la mano e ci sto prendendo gusto. Ci sto prendendo la mano e ci sto prendendo gusto. Panico, panico. Cavolo.
No, erano troppi. Dannazione. Ah. Me la sono voluta rischiare a esplorare il resto. Avete visto quanti cavolo erano? Ah. Allora, in teoria però mi dovrebbe aver lasciato tutti gli oggetti che abbiamo trovato, giusto? Sì. Molto carino. Selva. Ah, serba, regà. Ok. No. Curetta. Generatore difensivo. Però mi diminuisce le resistenze. Eh sì. Però mi aggiunge il danno elettrico. Vita massima più 15,5%. Subito. Ok, la selva è veramente bastarda. Vabbè, ci sta il fatto di non potersi curare in combattimento. Cavolo, non li avevo visti. Ah, dannazione. Non sono abituata al fatto di non stordire i nemici quando li colpisco. Posso mettere il proiettile doppio? No. Quindi o uno o l'altro. Ah, a parte che è lo stesso. Tondolo da una tonnellata. Stessa cosa. Però questo dà più 15% di vita massima. Mentre questo danno a distanza massimo. Quello... Ah no, mettiamoci quello del danno a distanza, ragazzi. Cosa? Ah. Ma che... Ok, credo di aver capito. E questi non si possono aggiungere. 0606 più 1 sono uguali, vero? 775, 775. No! Questo aumenta il danno da corpo a corpo. Questo aumenta il danno a distanza. Carino, carino, c'è la generazione casuale degli oggetti. Molto simpatico. È veramente carino come gioco, ragazzi. Fino adesso, questa mattina, 2 su 2. Sono molto molto contento. Ciondolo dell'incudine. E questo rivestimento raffica di... Oh. Quindi se io metto questo, questo, no, metto questo. Ah, mi servono dei cristalli per riforgiarlo. Ciao Palude, buongiornissimo, ben arrivato. Ok. Come la va Palude, tutto bene? Dove... Dov'è che non siamo andati? Tutto a sinistra. E... Ok. E... Bella droga questo gioco.
Perfetto. Oh! Bracciali pesanti? Danno da acido, armatura più 25, danno a distanza, velocità corsa, vita massima. Questi ovviamente andrebbero sull'armatura. No, no, non mi convincono, ragazzi. Sì, mi piace quello che abbiamo. Ah, un'altra cote. Vediamo se è diversa. Ah no, non abbiamo la quote qua. Da rateo di fuoco. Rateo di fuoco. Però certo il rateo di fuoco. Oh cavolo, le punte. Ah, mi spiace palude. Oh cavolo. Ah, falciati. Oh. Tutti di proiettili. Ok. Ok, questo è il portale per la fine del livello. Ma noi ovviamente, ragazzi, andiamo a vedere che altro c'è di qua. Ovviamente. Noi mica teniamo le sfide. Cioè. Prima non ci siamo riusciti, ma questa volta ce la faremo. Ok, abbiamo visto tutto. Abbiamo trovato tutti e tre i portali. E che cosa, che cos'è questo? Nucleo shock, danno da fuoco. Modificatori aggiuntivi vengono applicati a difficoltà più alte. Munizioni, grazie. Che cosa? No! Ok, scappa mal. E vabbè. Sono rimasti tutti questi antipatici. Ok. Ah. Ciondolo da una tonnellata livello 6. Noi qua, il ciondolo da una tonnellata, danno a distanza massimo, cavolo. E mi piace il danno a distanza massimo, ragazzi.
Ok. Andiamo a vedere che c'è qua sotto. Modulo bot medico. Ah, è buono, però è difficile che... Cioè, fino adesso non mi hanno mai stordito. Forse... togliamoci questo e mettiamoci il modulo bot. Danno a distanza 0,65. Oh, c'è sta. Non l'avevo vista. I proiettili vengono guidati verso il bersaglio più vicino. Oh. Qual era? Questi. Mettiamola al posto del multicanna. Buono. Oh mio Dio, è fantastico. Ok, il multicanna, occhiolino, occhiolino. Ogni nuovo nemico genera comportamenti differenti del boss finale. Cosa? Oh. Sì. Uela Marco, buongiorno, ben arrivato. Easy comunque. Ciao Scotch, buongiorno. Comunque easy. Allora, raccolto potenza del personaggio per 9 secondi. I nemici uccisi lasciano cadere frammenti di anima, i quali ripristano il 3%. Ah, è un potere speciale. Mi piacciono le munizioni caotiche. Voglio le munizioni caotiche. Piastra di contrattacco. Meh. Generatore difensivo. È lo stesso che abbiamo. Resistenza all'elettricità 4+1. Danno elettrico. E... ok. Vai a Jetman Supremo. Vai a Sfera Suprema. Cos'è il Jetman Supremo? Rovine cittadine livello 4. Ma che cavolo? Cioè, ma sono appena arrivato. Nucleo focoso. Come faccio ad utilizzare l'abilità speciale? Ah, con X. Ok. Buono questo. Fermi tutti. Questo è OP. Modulo camper. Accovacciarsi. Ah. Cavolo.
Ma non avevo messo le munizioni caotiche? Livello 6, ne ho trovate altre. Livello 8. Togli questo. Come faccio a buttarle? Ok. Buttiamo quelli di livello basso. Livello 5, tutti livello 5. Lama acida, converte danno corpo a corpo minimo in danno acido. Sei un vero camperone. E... ok. Mi piace, mi piace. Ok. Ma forse questa cosa dei proiettili guidati, ragazzi, no, non è tanto comoda. Cioè, non sono male, però... cioè, comunque sì, dobbiamo mirare nella loro direzione. Quindi alla fine potremmo metterci questo di livello... di che livello è? Livello 5. Livello 5. Danno massimo a distanza. Danno massimo a distanza. Facciamo così. Ok. No! Il danno che ci hanno fatto. Ok. Siamo ridotti malissimo. Cavolo. Portale discordante. Richiama i nemici d'elite con grandi taglie. Oh. Cerchiamo una cura, ragazzi. Magari riusciamo a farlo dopo. Forse. Che vorrei vedere come sono fatti i nemici d'elite. Però... Marco, grazie mille dell'host, gentilissimo. Non stia ridotti molto bene. La mappa che dice di sotto. Cavolo. No! Ah, rip. Ah. Dannazione. Molto carino, molto carino. E conserva qui. Adesso forse. Allora, posso sbloccare. Come? Ah, ok. Fiasca difensiva. Potenzia lama minore. Scarponi pesanti. Ciondolo della caccia anatre. Fiasca estesa minore. Buono. Ah, questo non lo posso prendere perché mi mancano gli altri. Però posso continuare a potenziare questo. Buono. Ah, cavolo. E... ma... cioè, gli oggetti questi qua che ho, ma non li posso distruggere, tipo. Cioè, li posso solo mettere dentro, ma non li posso distruggere. Forse nei livelli posso trovare... mm.
Forse. Ok, beh, direi che si vede la differenza, ragazzi. Cavolo se si vede. Cioè, dove? Li massacriamo. Ok. Perfetto. Più che altro, questo mi sa che è uno di quelli. Ah, il modulo camper. Oh. Volevo vedere se trovavo quel posto dove fabbricare gli oggetti, ragazzi. Perché abbiamo lasciato tanti oggetti e volevo vedere se, ecco, tipo anche questo. Cioè, di solito lo trovo sempre il posto dove che mi dice che posso fabbricare gli oggetti. Che strano quel mostro. Era resistentissimo. Dannate tutte. Ok. Non si gira, però è veramente resistente, ragazzi. Cioè, guardate che roba. Ok. Ne uso tanti, Zayn, però... Cioè, li rigeneriamo, quindi... Alla fine... Ci va bene così, dai. Forse era questo? No, questo è un nodo di memoria. Dai, non mi dire che non ci ha messo quello per la creazione degli oggetti. Ah, che fregatura. Forse lo troviamo nel prossimo livello. Forse. Ok.
Si chiama Collapsed, Marco. È un platformer roguelike molto particolare. La grafica è molto curata. E il gioco di per sé è divertente, molto difficile. Oh cavolo. Dannazione. Il problema è che non ho... Non ho spazio. Vorrei trovare quel cavolo. Forse è questo per la creazione degli oggetti. Sì, ok. Quindi, se io adesso metto questo, questo e questo, posso creare... I miceli certificati esplodono al momento della morte. Quindi adesso praticamente posso creare... Come lo creo? Ok. Quindi se io adesso volessi creare... proiettile rimbalzante. Non è male il proiettile rimbalzante. Questi non è che sono granché, ragazzi. Cioè, sono carini, ma... Modulo camper. Fiasca dolorante. Fiasca potente. Velocità di corsa, piastra del contrattacco. Generatore lumaca. Liquido elettrico. Fiasca dolorante non è male. No, non è male, però... Ah no, non voglio mettere questo. Possiamo creare anche... Più che altro mi sto togliendo un po' di... Di oggetti, ragazzi, che... Cioè, la fiasca dolorante praticamente ce la dovremmo mettere al posto di uno di questi. Per esempio abbiamo tutto questo danno elettrico che effettivamente noi non, cioè non abbiamo. Che altro è qui? Oh! Qua ci restiamo secchi secondo me. Qua ci restiamo secchi, ragazzi. O forse no. Mamma mia, ma chi siamo? Mi servono delle cure però, perché mi sa che al prossimo livello c'è il boss. Quindi io vorrei avere delle cure. Proiettile impalatore è buono, ragazzi. Allora, danno 9%. Ah, ma è uguale a questo. Ho capito.
Danno corpo a corpo, danno a distanza. Questo che cos'è? Proiettile impalatore. Questo ci piace. Però che lo sostituisco? Ai proiettili caotici. Mi dispiace un pochettino. Però è troppo comodo. C'è il fatto dei proiettili che passano attraverso i nemici. Sto cercando delle cure, ragazzi. Perché mi sa che dall'altra parte c'è il boss. E vorrei andarci con delle cure. Oh! Il problema è che più esploriamo, più c'è il rischio che prendiamo danno. Ok. Possiamo provarci, dai. Che dite? Io ci proverei. Ecco, appunto. Sfera suprema. Oh! Che schifo. Che schifo. Cioè, veramente. Cioè, mamma mia, zozzeria. Proviamo schiacciatore supremo. Sì, sto morendo. Proviamo quello che volete, ma tanto sto per morire. Niente, sempre la selva ci capita, eh. Ecco, appunto. Sì, vabbè. E dai! Oh, cavolo. Allora, aspettate. Buttiamo zozzerie. Mamma mia, zozzeria! Allora, questo 13 di danno... Ok, perfetto, quindi... Questo ti droppo e mettiamo questo. Poi
troppa. Troppa. 1 e 4. 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4, 15. 15 droppa. Droppa. Cioè, il problema è che... Cioè, mi piacerebbe... Cioè, tipo... Smantellarli, ma non... Cioè, praticamente no, non si può. Cioè, no, non si possono smantellare. Danno a distanza massimo più 42%, ragazzi. Cioè... Beh, è qualcosa di... I proiettili rimbalzano due volte. Mi piacerebbe. Togliamo questo. Guardate la nostra energia. Non c'è. Ok. Manca la nostra energia. Ok. Che cosa? No. Ok. Perfetto. Ah. Come siamo ridotti? Male? Bene. Cavolo. Ah. Grazie. Grazie. Oh. Dannazione. Mi piacciono tutti questi. Come facciamo? Ah. Ovviamente sono proiettili. Mi piacciono tutti questi moduli, ragazzi. Non so come fare, sono troppo indeciso. È troppa scelta. Ah, cavolo, che scocciatura questi. Che cos'è quello? Ok. Thank you.
Chi manca? Ah. Vestito. No. Ok. Ovviamente non abbiamo trovato l'uscita, quindi sarà sull'ultimo portale. Che starà da queste parti. No, qua già ci sono andato. Ah, sta sotto, me lo segna. Perfetto. Oh! Ma che... Ok, pensavo di riuscire a colpirlo, invece è lui che ha colpito me. Ah! Ci siamo, ragazzi. Ah no! C'è un altro livello. Tu sei una trappola, vero? Ah no, resti così a mezz'aria? C'è la possibilità del 30% che i colpi d'arma a distanza... Ah! Cavolo, son buono. Cioè, ragazzi, stiamo trovando tutti oggetti buoni, ma io non so... Ah! Au. Cioè, sono troppo indeciso. Troppi oggetti buoni. Cavolo. Mi ha sputato in faccia. No, no! 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 Oh, volevo arrivare al secondo boss. Cavolo. Molto carino, ragazzi, molto 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 simpatico questo Collapsed. È veramente... è molto simile a Dead Cells, tranne che sia più di un personaggio. Simpatica, un'idea molto 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 simpatica, divertente, veramente veramente divertente. Allora ragazzi, datemi 2 minutini che preparo il prossimo gioco. Ci vediamo tra pochissimo. Grazie, mi ha preso un infarto. Oh. Sì, dammi una mano però, non passeggiare là intorno. È pieno di zombie. È pieno di zombie. Picchiateli. Ah. Hey, what's pop? Si è incastrato. Fesso, fesso, fesso. Fesso, fesso. Non è tanto fesso. Comunque ragazzi, secondo me è tutto sotto controllo. Fidatevi, fidatevi. Fidatevi. No, senti però, cioè... Senti! Cavolo.
Allora, no, ragazzi, vorrei tentare di trovare qualche altro potenziamento prima di riprovarci. Cioè, abbiamo capito e abbiamo visto che una volta tolta la maschera gli si può sparare. E il che è un bene, però vorrei trovare qualche altro potenziamento. Ops. No, aspettate, aspettate. Fortuna quella cassa ha preso più di te. Ok. No! Non so se devo andare di là. Vieni. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua bestia. E se la chiamassi Grazie al cazzo? Grazie al cazzo, vieni qui. Ti piace? Mai dell'Xbox. Quindi cioè non dovrebbero esserci problemi. Questo. Ok. No, me l'ho ucciso! Volevo giocare! Ma che cavolo! Fit trivial. Ah, questa l'ho finita, ok. Schermaglia, schermaglia, schermaglia.